Oggi è fissata un'udienza, peraltro che proviene da un rinvio, e in cui si è purtroppo dovuto prendere atto che le aule del Tribunale non erano idonee a contenere, diciamo, il numero degli indagati e il numero degli avvocati interessati a questo processo. Il giudice ha stabilito di celebrare il processo presso la sede della provincia di Isernia e nella giornata di ieri ci è arrivato un provvedimento del Presidente del Tribunale in cui fissa la capienza massima dei partecipanti a 44 per le misure anti-Covid. Oggi siamo molti di più perché sono 50 indagati e 30 avvocati, quindi vedremo quali saranno le decisioni del giudice. Noi ci auguriamo che siano rispettate le norme Covid per garantire la sicurezza di tutti e svolgere quest'udienza, diciamo, in assoluta garanzia.